Buongiorno a tutti, sono venuto qui sul Tevere nel tratto cittadino, siamo poco a valle del Ponte Duca d'Aosta, insieme ai miei compagni di società Lorenzo Sinibaldi. Buongiorno a tutti. E Matteo Restante. Buongiorno. Credo che già li conosciate, comunque siamo tutti quanti componenti della Lenza Emiliana Tubertini, siamo campioni e vice campioni italiani in carica, l'altro anno è andato benissimo. E Lorenzo in particolare è fresco di convocazione in nazionale, quindi quest'anno in autunno, mi sembra ottobre parteciperà al mondiale per nazioni seniores, perché nonostante il maledetto abbia solo 20 anni fa già parte della nazionale maggiore. E quindi adesso vi mostreremo come impostiamo la nostra pescata qui sul fiume Tevere e vi daremo dei piccoli accorgimenti validi sia qui ma diciamo in ogni acqua similare a questa, cioè dei fiumi di grande portata con una corrente comunque importante. A dopo. Per la sessione di pesca di oggi utilizzeremo due pasture che sono la Gold Medal Yellow e la Gold Medal Brown, mixate al 50%. Per una sessione di pesca di una persona basta anche 2 kg di pastura. Io oggi ne impasterò 4 kg perché anche per me e per i miei compagni. E utilizziamo questa pastura perché ha un buon potere elegante e ha una granulometria abbastanza grossa. Visto che in questo spot c'è la presenza di una buona presenza di pesci di dimensioni importanti, preferiamo utilizzare questa tipologia di pastura e avendo un potere elegante abbastanza forte ci permette di utilizzare esche come bigattini e creare dei tappi per portare tutto quanto giù sul fondo e non perdere niente durante la discesa sul fondo. Ovviamente per questa situazione non la setacciamo, appunto perché avendo particelle abbastanza grandi ci serviranno per poter attrarre pesce grande sul nostro picchietto. Come potete vedere, ricca di particelle grandi. Per la bagnatura è importante l'utilizzo del trapano in modo da mettere uniformemente tutta l'acqua nel composto. È molto importante inumidire il composto in due fasi per permettere alle particelle che sono al suo interno di assorbire bene l'umidità. Adesso la lasciamo riposare all'incirca per una ventina di minuti e poi procediamo alla seconda bagnatura. Passati i 20 minuti aggiungeremo un'altra piccola quantità d'acqua per portare alla giusta bagnatura tutto il composto, il mix. Con l'aggiunta dell'ultima parte di acqua possiamo vedere che il mix è perfettamente bagnato. Oggi pescheremo prevalentemente con l'incollato, quindi utilizzeremo un plastic cage, in questo caso è un 60 grammi che dovrebbe essere giusto così guardando la corrente. E qualora scarrocciasse e non fosse sufficiente avremo anche degli open end da 90 e anche da 120 grammi e ogni tanto alimenteremo anche con del bigattino sfuso usando un classico block end. La montatura è la classica e semplicissima running rig che tutti conoscono, se qualcuno non la conoscesse potete trovare delle nostre pillole dove viene spiegato il tutorial su come seguirla. L'unica differenza è utilizziamo questo nuovo attacchetto rapido, il TB2006, che a differenza del 1006 ha il rolling doppio. Questo perché scarica maggiormente la torsione, siccome è un fiume grande con una forte corrente e comunque l'esca potrebbe caricarsi molto di torsione, avendo una doppia girella è più difficile che il terminale si vada ad ingarbugliare. Per quel che riguarda il terminale utilizzeremo esclusivamente fluorocarbon, perché comunque è un fiume con, oltre alla forte corrente ci sono anche molti massi, c'è l'erba sotto, quindi serve un filo che resista molto all'abrasione e quindi utilizzeremo il nuovo Flox fluorocarbon in bobine da 60 metri. Abbiamo portato 14, 16 e 18
Inizieremo con il 16, che è il diametro più utilizzato su questo fiume, e secondo me oggi con questo caldo il fiume, se mangia anche qualche carpa, qualche pesce importante, utilizzeremo anche il 18. E per gli ami, la nuova TL7, già da diversi mesi la stiamo utilizzando veramente con soddisfazione, un amo molto robusto, penetrantissimo, storto, quindi veramente è molto difficile che si vada a slamare un pesce con un amo di questo tipo. La lunghezza del terminale che vi consigliamo è circa 70 cm. E un'altra piccola cosa che a me piace fare è nella solina terminale faccio un'ulteriore piccola brillatura che dà ancora più rigidità, diciamo, al terminale e evita che si vada a grovigliare intorno al pasturatore. Così praticamente dalla brillatura della montatura running rig c'è un altro pezzettino di brillatura sul terminale. Allora, per questa sessione di pesca, oltre all'utilizzo della pastura, utilizzeremo anche dei bigattini, che sono l'esca principe per queste situazioni dove c'è da prendere dei barbi, dei cavetani e delle carpe. I bigattini li useremo in due varianti, cioè il classico bigattino sfuso, che andremo a prendere dal chilo di bigattino che ci siamo portati per fare l'intera sessione. Ne prenderemo circa 300 grammi ad occhio. Il resto dei bigattini li andremo ad incollare e faremo un incollaggio un po' diverso dal solito, cioè andremo ad aggiungere delle pellet da 1,5, nel nostro caso le T-Pro Pellet Fish Meal da 1,5. Queste pellet servono a creare una zona di attrazione sul fondo inerte che ci permetterà di tenere i pesci nel nostro picchetto. Invece i bigattini andranno a formare una scia che farà risalire i pesci da valle, pescando in un posto dove c'è comunque abbastanza corrente. Andremo ad aggiungere ai bigattini asciutti le nostre pellet, bagneremo il composto e poi aggiungeremo la colla. Questo è il risultato finito. Come vediamo, il bigattino si muove ancora molto bene, come se non fosse incollato, solo che una volta che andiamo a fare una pallina, il bigattino rimane insieme, ma giusto il tempo che il pasturatore arrivi sul fondo e scarichi il tutto. Questo è un particolare molto importante, perché il bigattino deve avere una grande mobilità per richiamare tutti i pesci che si trovano a valle del nostro pasturatore. Bello, bello, bello. Questi sono i pesciotti del Tevere cittadino. Adesso lo slamiamo e lo rimettiamo subito in acqua. Thank you.
Un piccolo consiglio rubato con gli occhi tanti anni fa da un famoso agonista: siccome oggi utilizzeremo prevalentemente del bigattino incollato e spesso insomma ci si sporca, appiccica molto, quindi si usa o del talco o della fecola per mantenere le mani pulite e non appiccicose, però basta una minima folata, diciamo la fecola tenuta così in una magic box è qualcosa che molto facilmente fa dei disastri. E quindi un utilizzo molto intelligente è quello di prendere una vecchia calza da signora, da rubarla alla moglie, di qualsiasi diciamo denaro, non è importante la maglia, più sarà spessa come denaro meno passaggi dovremo fare, ma insomma è indifferente. Una volta riempita la nostra calza con un buon quantitativo di fecola, facciamo un nodo e poi la andiamo a rigirare su se stessa almeno 2 o 3 volte, perché altrimenti così ne fuoriuscirebbe troppa. Invece diciamo ripetendo il passaggio 2 o 3 volte su se stessa, così rapidamente, faremo sì che la fecola rimarrà intrappolata nella calza, ecco qui, così è perfetto. Però quando andiamo con la mano a comprimere, vedete che esce solo e ci lascia la mano perfettamente spolverata di fecola, non sporchiamo nulla e con una pallina così ci peschiamo un anno tranquillamente. Siamo venuti oggi a fare il video anche con l'intento di presentarvi le nuove canne appena arrivate. Sono le Vantage Feeder. Le produciamo in 2 modelli, la Vantage Power, che è questa che vedete che sto utilizzando io in questo momento, e la Vantage normale. Bel barbotto. Sempre molto combattivi questi pesci, divertentissimi. È una serie molto vasta che parte dalle normali, dalle Vantage, dalle 11 piedi 80 grammi e 100 grammi, e 12 piedi 80 grammi e 100 grammi, 13 piedi, fino ad arrivare a una 14-120 grammi, se non mi sbaglio, perché è una gamma molto ampia. E sopra queste poi troviamo le Vantage Power in 3 lunghezze, 12, 13 e 14 piedi, dell'azione di 150 grammi. Questa che ho portato oggi con me qui al Tevere è proprio la più potente della gamma, ossia la 420-150 grammi, che è una canna veramente eccezionale per quello che dobbiamo fare in queste acque. È una pesca appunto maschia, se così si può dire. Peschiamo con pasturatori dai 60 ai 100, anche 150 grammi, finali del 16, del 18,
bisogna tirare molto perché c'è erba, incagli, quindi insomma serve un attrezzo potente. E devo dire che avevamo avuto modo di testare i campioni già un anno fa e ero rimasto comunque soddisfatto. E adesso che è arrivata la produzione, le canne sono veramente eccezionali, calcolando anche quella che è la loro fascia di prezzo, perché parliamo di un prodotto che va, diciamo, la gamma parte dal centinaio d'euro fino a non più di 150, quindi è qualità-prezzo un prodotto veramente eccezionale. E i miei amici giustamente sono viziati e li capisco, perché quando uno pesca con un R18 poi si fa fatica a utilizzare qualcos'altro, e quindi loro stanno utilizzando le ormai famose R18 Distance nella versione 13 e 14 piedi. E come Muninello, anche questo nuovo arrivato in casa da pochissimi giorni, è il Flexo, prodotto in due misure, 4,5 e 6,5, e qui naturalmente utilizziamo la più grande, la 6,005, che abbiamo imbobinato con un TBR feeder dello 0,25. Anche questo Muninello già è una settimana che ci sto pescando, veramente potente e affidabile, e un'ottima combo con la canna, perché anche lui, diciamo, è contraddistinto da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ah, vedi un cefalo, oh, saltato fuori. Oggi il Tevere ci sta veramente. Ehi, vediamo se salta dentro invece di saltare fuori. Ci sta mostrando quasi tutte quelle che sono le specie catturabili in queste acque. Tutti i pesci di taglia importante. Questo è un bel cefalo. Abbiamo preso un cavedano, qualche brem, barbie. E in più ci sono anche delle carpe di taglia molto importante, che forse allameremo, ma ho dei dubbi che riusciremo a farvele vedere, perché prese in corrente così tirano veramente tanto. Oggi sto utilizzando un pasturatore da 60 grammi, anche se in realtà con la corrente che c'è sarebbe meglio pescare con 90 grammi, ma utilizzando la tecnica della pancia riusciamo a stare in pesca anche con 60 grammi. Per utilizzare questa tecnica è molto importante anche l'ausilio del pennarello, perché non è possibile pescare con la clip. Quindi noi segniamo il filo alla distanza che riteniamo più idonea, dopodiché effettuiamo l'azione di lancio stoppando il filo non appena vediamo la fuoriuscita del filo segnato dal pennarello, e da quel momento oggi sto dando all'incirca due canne di pancia per poter pescare con 60 grammi. Ecco qui, facciamo andare intenzione il filo, dopodiché diamo un altro po' di pancia e posizioniamo la canna con la vetta verso valle. Ecco qui. E come possiamo vedere, tutto il sistema, diciamo, pescante è perfettamente in pesca con il pasturatore che non scarroccia a valle. Oh.
altro cefalotto. La bremotta. Pesce, liscio, no c'è, un altro consiglio molto importante quando pescate appunto con molta pancia, come in questo caso avremo 4-5 metri di filo fuori, se non 6, è molto importante, è fondamentale fare una ferrata quasi esagerata, molto molto lunga e progressiva fino a fine canna, perché appunto avendo così tanto bando di lenza solo nell'ultimo pezzo di ferrata riusciamo poi veramente a essere efficaci nella ferrata. Se la ferrata rimane corta molto spesso non riusciamo ad allamare il pesce. Lo rimettiamo in acqua. Pesce, doppio pesce, non è lo stesso? No, non è lo stesso. Un barbotto. Te non hai visto ancora? È bello! Vai da Matteo che sembra più interessante. Sembrerebbe un bel pesce, eh? Bel pesce, sì. Sì, bel pesce. Un bel barbo. È molto difficile riuscirlo a guadinare a causa delle alghe.
però vediamo se ci riusciamo. Eccolo qui. Bello Matte, bello. Un bellissimo barbo. E ce ne sono anche di più grandi. Adesso lo slamiamo e lo rimettiamo in acqua. Adesso ci giochiamo l'ultima arma segreta, che è la pausa panino. Una tecnica questa tramandata nel feeder, è quasi un rito. C'è qualche audace che addirittura anche in gara utilizza la tecnica del panino. Nelle gare più disperate, quando non si prende niente, il panino porta sempre un pesce importante. Proviamo anche questa. Non mangia. Tecnica panino, come vedete, ha funzionato, è quasi infallibile, è stata sperimentata. Mi ha incagliato nell'erbaio. Ci ha rotto il 18. Vabbè, riproviamo. Pezzettino sfuso, è venuto un altro bel cavedano a farci visita. Soprattutto questo pesce è veramente molto sensibile all'attrazione del bigattino sfuso. Bel pesce, speriamo di riuscirlo a portare a guadino. Hanno un po' di problemi nella guadinata. Non grandissimo, però molto molto divertente. Siamo giunti alla fine della nostra pescata, è stato veramente divertente, il Tevere è in splendida forma, abbiamo preso pesci, insomma quasi tutti i pesci presenti in questo tratto, compresa la carpa che ha preso Matteo, ma era indomabile. E niente, l'invito è a venire a pescare a feeder qui, perché veramente con quattro cose, una pesca semplicissima e molto divertente, ma come nel Tevere, come in altri fiumi di fondovalle con correnti importanti, dove è veramente, direi, quasi semplice catturare e divertirsi. Con questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle prossime avventure con Tubertini e Italian Fishing TV. Ciao. Ciao. A tutti.